Incorniciati dai Salmi 94-99, troviamo quattro inni che celebrano il regno di Dio. Sono i Salmi 95, 96, 97 e 98. Tutti e quattro molto simili, creati con lo stesso linguaggio e con la stessa impostazione teologica. Il Salmo 95, che apre la serie, è introdotto da una serie di imperativi tipici degli inni. Sono esortazioni con cui un profeta, un cantore, invita tutta l'assemblea a radunarsi per cantare il Signore. Al centro di questo salmo e di quelli seguenti c'è il tema della regalità divina. Siamo al centro del quarto libro del Salterio che offre delle risposte alla crisi dell'esilio con la fine della monarchia davidica. Non c'è più il re in Israele, hanno detto in tanti, e la questione era problematica anche per la teologia. I teologi che compongono questo libro del Salterio offrono delle risposte al problema. E in particolare la collezione centrale dice: non è vero che manca il re in Israele, il Signore è il re, il Signore regna. Ricordiamo che quando in italiano adoperiamo il termine Signore, significa che nell'originale ebraico c'è Adonai, che è la formula adoperata abitualmente dalla tradizione ebraica per non pronunciare il nome proprio di Dio. Quindi Signore corrisponde al nome proprio del Dio di Israele. Mentre Dio è il nome comune, come uomo, Signore evoca il nome proprio e lo indica personalmente. Adonai è il re. Adonai Malak. È una formula che ritorna in tutti questi salmi per sottolineare il ruolo che il Signore ha come colui che regge, che governa il mondo e la storia. Questi salmi sono influenzati dalla teologia del secondo Isaia, l'autore della collezione centrale dei capitoli di Isaia, dal 40 al 55. Un profeta vissuto nell'esilio in Babilonia, geniale teologo che ha proposto alcune idee importantissime: l'unità di Dio, la salvezza universale per tutti i popoli e il ruolo di Dio che governa tutte le nazioni e regge la storia, per cui si spiega anche l'esilio e la punizione di Israele non come sconfitta di Dio da parte di una divinità più potente, ma come iniziativa sua per purificare il popolo. E quindi, anche se le cose vanno male, dicono questi teologi, restano nelle mani di Dio. È il Signore che sta guidando la storia e sta portando gli eventi nella direzione che lui vuole. Cantate al Signore un canto nuovo. Anche questa è una espressione tipica del secondo Isaia, fa parte della sua teologia. Il canto nuovo non è semplicemente una variante melodica su altre canzoni, ma è la novità rispetto al canto di Mosè che celebrò l'esodo di Dio dall'Egitto. Il canto nuovo riguarda la nuova liberazione che il Signore
attua con il suo popolo esule in Babilonia. Il canto nuovo è la novità dell'alleanza, è la novità della salvezza. E per noi cristiani questa novità è Gesù. Il Signore regna fa riferimento al regno di Dio proclamato da Gesù. Il Signore Gesù è la presenza di Dio come Re universale. Quando inizia la sua predicazione dicendo il regno di Dio è vicino, intende dire Dio, che è il Re, è qui, è presente, adesso c'è. Nella mia persona il Signore, che è Re, è presente ed è per voi ed è dalla vostra parte. È importante notare che questo Salmo 95 lo utilizziamo ogni anno come salmo responsoriale nella messa della notte di Natale. Ed è un tipico salmo natalizio. Non parla di nascita, ma celebra il Signore che viene a giudicare la terra. Ricordiamo che in ebraico il verbo giudicare non è semplicemente relativo al tribunale o al processo, ma è il verbo che indica il governo. I giudici sono i capi, i governanti della terra. E allora il Signore che viene a giudicare non significa che viene per il giudizio finale, ma viene per governare, per mettere a posto le cose, per fare giustizia. Il Salmo dunque è un grande invito a cantare il canto nuovo e a lodare perché il Signore è Re. È un grande, il Signore è degno di ogni lode, è terribile sopra tutti gli dèi, proprio come aveva insegnato il secondo Isaia. Gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. E allora, date al Signore la sua gloria, entrate nei suoi atri, nel Tempio Santo riconoscete la sua presenza, ma nel creato potete vedere la sua maestà. E quindi sono proprio i cieli e la terra, il mare, la campagna e tutto quello che c'è nel mondo che è invitato a gioire, a essere in festa, ad acclamare. Che cosa dovete dire voi fedeli? Il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Il Signore viene. Viene a giudicare la terra, governerà il mondo con giustizia e con la sua fedeltà reggerà tutti i popoli. Quindi fate festa e celebrate il Signore che viene. Ecco perché è stato scelto come salmo natalizio. Il Signore viene come Re per governare la nostra vita e noi cantiamo a Lui un canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti, narrate la sua gloria. A tutti i popoli, dite le sue meraviglie. Grande è il Signore, e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte,
ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore, nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti: il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta, davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.